Raccontati un po', Luigi. Agnolotti, alpin, piatto tradizionale piemontese. E si chiama alpin perché... Cioè, lo stai per decantare da una situazione di... Ci dice come ha fatto il ripieno? Il ripieno è coniglio, vitello, maiale, spinaci, cipolla, poro, carota, e formaggio e poro. Sei soddisfatto di avere pescato questo piatto? Sì. Io sono un appassionato della pasta fredda. Di bello, no, è stata una scelta perfetta alla fine. E la pasta come l'hai fatta? Ah, la pasta è farina 00, uova e un po' di olio. Uova come? Quantità su un chilo? Due tuorli e tre uova. Dove va in stage? La parte finissima. A Modena, per la pasta fresca. Il pizzico è... Modena dove? È l'erba del re. Immagino che sei soddisfatto di essere qui, questa scelta che hai fatto dagli Stati Uniti al Perù a essere in Italia, è stata la tua scelta, hai scelto bene essere qui oppure... Sì, mi piace molto l'Italia, bellissimo, apprendo molte tecniche nuove, specialmente la pasta fritta, molto diverso, di diverse forme. Come sei arrivato a Lici? Come... Lui da Enrico. Io stavo nella guerra, mi comuniché con Enrico Bassoni. Enrico Bassoni. Di New York. Con Bassoni, sì. Sì. E sempre per email del 2010. Madonna, era già una volontà che è partita dal 2010 a venire a Lici. Sì. Dicembre 2010. E eri sempre in contatto con il nostro referente e alla fine hai deciso di venire. No? Sempre sperando per il prossimo corso master. Sì. Anche perché tu lavoravi a New York. No, lui era militare. 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 Ah, militare, sì. Sì, nella cucina è militare, sì. È andato in guerra tu. Sì. Sei salvato. Sei salvato perché lavorava in cucina. No, lui è infanteria. No, lui è proprio prima linea lui. Bene, è meglio la cucina che la prima linea.